Cioè, io apprezzo molto, e ci tengo a dirlo qui, come ho detto, lo spirito e il tono, lo spirito e gli intenti di lavoro comune, perché questo ridà, ricostituisce un equilibrio istituzionale coerente con la riforma del titolo V su cui siamo tutti impegnati. Dopodiché non è, i lodi non è detto che portino necessariamente poi a un accordo fra le parti, bisogna che vadano a approfondire le parti che lo costituiscono. Quindi io su questo non sto, come dire, spandendo ottimismo e a man bassa, dico solo che mi sembra un buon punto di partenza, ecco, che recupera ampiamente anche la discussione a volte vivace che c'è stata in queste settimane. Noi siamo assolutamente impegnati nella revisione della spesa, su tutto, dalle partecipate, come avete visto, e come avete visto anche in stabilità, dove vi sarà per esempio a chi dismette partecipazioni azionarie, vi sarà un benefit sul patto di stabilità, questo è un elemento molto incentivante per riorganizzare, eccetera, eccetera, dalle partecipate alla riorganizzazione dello Stato, delle province e così via, abbiamo un quadro complessivo che assolutamente va avanti e quindi non abbiamo problemi di abbandonare la revisione della spesa, di farla bene e meglio, anche con i suggerimenti delle regioni, certamente.